Ha tagliato il traguardo numero 11 Pescaiola da vivere, la grande festa nel quartiere strategico della città. Siamo molto orgogliosi come Confcommercio di accendere questa sera i riflettori su questa realtà importantissima della nostra città, con tante attività commerciali, con tante animazioni e tanto buon cibo. Un sabato speciale, un boom di presenze grazie all'evento targato Confcommercio su iniziativa dei commercianti della zona, con il patrocinio di Comune, Camera di Commercio e il contributo di Banca Tema. È un momento importante, ovviamente un grande richiamo di persone, dilatano anche durante la giornata questa vitalità, questa anima che comunque è davvero all'interno di questo quartiere è davvero forte e riconosciuta. Quindi ogni anno, ormai siamo entrati nel secondo decennio, è davvero una conferma molto piacevole che sta vicino alle attività, ma non solo, ovviamente coinvolge tutte le persone, tutti i cittadini. Una lunga maratona non stop, negozi aperti con sconti e promozioni per lo shopping, spettacoli, aperitivi e cene sotto le stelle. È tornata anche la premiazione del quartiere nel commercio, riconoscimento questa volta consegnato a due imprese arrivate da poco nella zona di Pescaiola. Sono due nuovi giovani, sprint, gagliardi, sono entrati a pieno ritmo nel nostro sistema di quartiere, di paese, perché ricordiamoci che Pescaiola è sempre un paese all'interno della città facente parte. E ogni attività che apre di nuovo e non chiudono a Pescaiola è sempre un bene per tutti. Se dovesse fare uno scatto allora di questa serata, una fotografia? Lo scatto meraviglioso l'ho fatto alla multietnia che sto vedendo. Ricordiamoci che qui a Pescaiola basta guardarsi intorno, si vive bene, si vive in una comunità multietnica, però gradevole e sostenibile per tutti.